Alexa, di ciao ragazzi e benvenuti, oggi parliamo di... Purtroppo non trovo la risposta alla domanda. Rosanna dei Toto. Ma oggi non sarà il solito video in cui vi farò vedere il groove famosissimo di Rosanna, perché di tutorial su questa canzone ce ne sono veramente tantissimi, e ce ne sono tantissimi fatti molto molto bene, quindi non avrebbe senso. Voglio parlarvi di un altro aspetto, cioè di tutta quella parte un po' meno considerata. E quel groove che in realtà molti forse neanche sanno che esista, o forse non ci hanno mai fatto troppo caso. Ovviamente, se qualcuno non conosce la canzone, male, prima cosa. E seconda cosa, lascio il link al pezzo sotto in descrizione e lascio anche il link al pezzo di solo batteria, perché su YouTube c'è anche tutta la canzone Rosanna solo di batteria, quindi andate a dargli un'ascoltata. Come vi dicevo, oggi vi parlo dell'altro groove di Rosanna, perché Rosanna ha due groove: il primo è quello famosissimo, l'altro è quello non famosissimo. Ma pur non essendo così famoso, secondo me è importantissimo studiarlo, importantissimo saperlo, per vari motivi che durante il video vi spiegherò. Ma dove cavolo si trova questo groove? Alla fine della canzone, dove ci sono praticamente gli assoli di tastiera e chitarra, e la batteria continua ovviamente a suonare shuffle, ma cassarolante prendono accenti diversi. Ho sputato. Che poi in realtà sono gli accenti dei fiati. Come vi dicevo, comunque la canzone continua a essere shuffle, non è che cambia proprio completamente tutto. Il Charleston rimane sempre uguale, quindi fa sempre lo shuffle. E vi consiglio di fare lo shuffle con la tecnica Muller, poi fate quello che volete. Però vi consiglio di usare la Muller bassa, quella solo di polso. Tra l'altro, se non sapete cos'è la Muller, vi lascio una scheda qui sopra perché ho già fatto un video riguardo. Mentre il Charleston fa lo shuffle come in tutta la canzone del resto, cassarolante faranno una cosa un po' strana, cioè questa. Quindi proviamo a mettere Charleston con gran cassarolante. Ovviamente però, essendo Porcaro ed essendo Rosanna la canzone in questione, non poteva certo fare un groove così scarno, tra virgolette. E ovviamente essendo Porcaro la cosa che manca sono le ghost. Ma prima di mettergli le ghost, la cosa che voglio spiegarvi è il perché è così difficile questo groove e perché è così importante studiarlo secondo me. In questo groove la cosa che dobbiamo fare di difficile è la questione coordinazione, cioè andare a suonare il rullante sul primo dei due colpi dello shuffle. Lo shuffle alla fine sono una sequenza di due colpi. Solitamente il rullante andiamo a suonarlo sul secondo dei due colpi, ad esempio così. Mentre in questo caso andremo a suonarlo quasi sempre sul primo dei due colpi. E quindi noi a questa cosa non siamo tanto tanto abituati. Per quanto riguarda la coordinazione, sarà veramente molto 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 complicato. Però la cosa buona è che facendo questo esercizio e prendendo questo groove anche un po' come esercizio di coordinazione, per riuscire a fare meglio il groove principale della canzone, che ovviamente ha mille problemi, mille difficoltà per quanto riguarda le ghost, il portamento, eccetera, eccetera, eccetera. Però come coordinazione, in un certo senso, è un pochettino più semplice di questo qua. La questione ghost in realtà non l'ho ancora capita proprio del tutto. Non sono tante, secondo me ce ne sono due all'interno del groove. Della seconda sono sicuro. Della prima, in realtà, anche nella traccia che vi ho lasciato in descrizione dove si sente solo la batteria, non si capisce bene se ci sia o se non ci sia, perché suonate veramente molto 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 piano. Però quella ghost lì è molto difficile da fare, quindi, anche se non c'è, chi se ne frega, ce lo prendiamo come esercizio e ci serve comunque. La prima delle due ghost è posizionata praticamente. Ah, cacchio, non l'ho detto. C'è il PDF, raga. In descrizione trovate il link e lo scaricate dal sito GhostTube. Come al solito, mi sono dimenticato di dirvelo prima, vabbè. E mi è venuto in mente del PDF perché non vi sto a dire sul secondo ottavo di terzina della prima battuta del secondo quarto. Non ve lo dico. Andate a leggervelo direttamente nel PDF. Ve lo faccio sentire. Comunque la ghost si trova subito prima dei due colpi di cassa.
L'altra ghost che invece non sono sicuro ci sia, però fa niente, prendiamocela al massimo come esercizio, anche se non c'è. Qui sotto nei commenti fatemi sapere la vostra, secondo voi c'è oppure non c'è. Se secondo voi c'è, scrivetemi c'è, punto. Se secondo voi non c'è, scrivetemi non c'è. E praticamente si trova tra i due colpi di rullante forte, diciamo, tum, ca, tum, pa. In mezzo a quei due lì c'è una ghost, quindi è molto difficile farla perché si trova in mezzo a due colpi di rullante forte, quindi colpo forte, ghost, colpo forte. Per la coordinazione è molto molto difficile, ma la cosa più difficile è riuscire a farla piano come fa Jeff Porcaro, e infatti io non ce la faccio, però vabbè, questo è una cosa in più. Quindi spero che questo video, un po' diverso dal solito, vi sia piaciuto. Non so, magari vi aspettavate altro, magari vi aspettavate il solito groove e vabbè, non vi è piaciuto, e pazienza. Però era per fare una cosa un po' diversa e soprattutto per vedere un groove un po' particolare, perché alla fine questo groove qua è veramente molto particolare. Come avete visto, ci sono degli incastri che in realtà non si fanno di solito, quindi è bello da suonare e può servire molto anche proprio come studio personale, come coordinazione dello shuffle. Detto questo, quindi, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, mettete un mi piace, mi raccomando, iscrivetevi al canale, ai miei social Instagram e Facebook, cliccate campanellina, tic 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 tic. Ci vediamo al prossimo video, ciao.